Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora come potete vedere sono in auto, è venerdì 24 luglio, sto andando a prendere, oh mio Dio, un signore sta per investire una signora, perfetto, il buongiorno si vede dal mattino, sono andata a prendere Marco, stiamo per iniziare il primo viaggio insieme, tra virgolette on the road, abbiamo deciso di passare il weekend in costiera cilentana, in Cilento. Vabbè, abbiamo preso una stanza, diciamo, in un paesino un pochino lontano dal mare, ma perché una sua collega ha la casa vacanze là e quindi anche per stare insieme, abbiamo deciso di pernottare in un paesino vicino. Però, vabbè, come potete vedere, ho l'auto, questa è l'auto. Siete caduti? Ho l'auto di papà, questa è l'auto di papà, quindi abbiamo manovra di spostamento molto ampia. Fatto anche il pieno, potrei arrivare in Cile secondo me, quindi tutto regolare. Nulla, quindi vi porto con me in questo primo viaggio insieme col mio nuovo compagno. Sono emozionatissima e siete caduti due. Sono emozionatissima. Vabbè, ovviamente il primo viaggio è sempre, diciamo, un banco di prova, forse non sono inquadrata. È sempre un po' un banco di prova. E siete caduti tre, credo. Ballonzolate, chiedo scusa. Però ovviamente sto facendo il primo viaggio, sempre un banco di prova e basta, non cadete più. Ragazzi, fermi un attimino. Vediamo se così vi state. Riprendiamo il discorso, un banco di prova, quindi sì. Tireremo i conti alla fine, però andrà tutto benissimo, ne sono più che sicura. E sarà un bellissimo weekend, sono così emozionata che, diciamo che le ultime due notti, vabbè, stanotte specialmente non è stata una notte normale, nel senso che se non la smettete di cadere, giuro che vi incollo. Comunque sono state notti, non voglio dire agitate, però emozionate, pensavo e ripensavo a come sarebbero stati questi giorni, quindi diciamo ho vissuto con palpitazione l'attesa. Quando mi ha detto che aveva pernottato, avevo questo sorriso che vedete ora stampato perennemente in faccia tutta la serata, quindi prenotato 2 giorni fa praticamente, abbiamo iniziato a parlare la settimana fa, abbiamo prima visto un altro posto, purtroppo era già sold out, poi abbiamo trovato quest'altro posticino che vi farò vedere e quando mi ha detto ho prenotato, mi ha scritto per messaggio, poi sono saltata in aria, l'ho chiamato e nulla. E ora si parte. Come sempre la mia valigia vestiti, piccina, il mio beauty è più grande di me, ma questa è ordinaria amministrazione, non c'è neanche da meravigliarsi. Ok, io proseguo il viaggio, sto andando a prendere Marco a casa, che lui purtroppo non ha l'auto, quindi ho preso questa di papà come vi ho detto, e nulla, vi tengo aggiornati. Ehi, fratello! Buongiorno a tutti, amici, Bonjour! amici della rete, amici della giungla. Hai capito che vlogger che mi sono trovata? Siamo fermi? No, sembra quelle trasmissioni. Maurizio, chi era? No, Maurizio Costanzo Fiorello faceva. C'era una trasmissione che due personaggi famosi facevano un viaggio lungo insieme in macchina e parlavano di Sì. un po' di tutto. Che poi è stato ripreso in diversi programmi, anche musicali, quindi due conduttori e un cantante dietro, e viaggiando, cantano e raccontano poi la storia del gruppo, del cantante, Della loro eccetera. vita, Sì. e noi racconteremo la storia della nostra vita. Ora, in questo momento, c'è un signore alle nostre spalle che ha deciso che vuole Sì, mi ha sorpassare col bruciato. traffico, è perché ci brucia il volante sotto le mani. Cioè, se c'è traffico, dove si vuole avviare, signore? Comunque, noi siamo più o meno forse a metà strada. Metà strada cilentana, siamo Secondo me in mezzo alle sì. montagne cilentane.
Secondo me sì. E il superato, guarda con i piedi. Che schifo. C'ha anche i piedi fuori dalla macchina. Veramente soggetti incredibili. Vabbè, io direi che riprendiamo il discorso più. Anzi no, passo la telecamera. Ciao! Ciao! Non so se sei carica perché ho messo una batteria. Io vabbè. Ne ho tre a disposizione. Ciao ragazzi! Ci vediamo nel prossimo frame. Adios, muchachos. Muchachos. Appena arrivati in spiaggia, scusate se vedete volti eccetera, ma ragazzi, guardate, ragazzi, che mare. Siamo alla fine a Palinuro, al Lido Three Pond Beach. E ora mi incremerò, mi sono già incostumata. Guardate che spettacolo. Ma io ci sono andata già, cioè, un po' sul rovescio, ma se mi tiri sul dritto, mi ha fatto neanche lui. Ho già il costume e ora mi incremo, poi credo che mi rilasso un pochettino, comunque ho guidato io, non sono stanca, però meglio rilassarsi un attimino e poi bagno e pappa e ancora relax. Un weekend da paura. Anche dietro è molto carino e molto wild. Si fa la pappa, il mio amore mi ha preparato, è poco credibile. Ha preparato la maionese. Ha preparato la maionese. L'ho messa nei. Ho fatto la maionese Gaia. E l'ho messa, sì, io la metto in questi involucri di plastica riciclabili. Guardate signori, come alla Benigni dentro Trumo with Love, come spalmare la maionese. Sei un pagliaccetto. Come spalmare la maionese? E signori e signori, ecco fatto Marco Esposito che spalma la maionese. Un momento memorabile, mamma mia. Lo stiamo registrando tutti, lo vedranno tutto il mondo. E io sono capace anche di spalmare la maionese. Dovrei essere già contento di questo. Sono contentissima, tesoro, che stai spalmando. È un'abilità acquisita negli anni, sono anni di esperienza. Anni di evoluzione umana per fare questo tocco, per creare la maionese. Comunque, le guerre puniche. Le guerre puniche. Vabbè, noi mangiamo, poi mettiamo crema, facciamo assorbire crema. E poi facciamo il bagno. E poi c'è quello spettacolo che ci aspetta. Quello. Spettacolo di Palinuro. Buon appetito. Thank you very much. See you soon. See you later. See you later. Insomma, parla pure inglese, te capi? Naturally. It's my second language. Cioè sei un pagliaccio, tu ti devi aprire un canale di vlog. Fare le stronzate mi piacciono a me. Sì, ci sta. Vabbè, ando qua. I spend much money to study English. Contiamo gli spiccetti, ragazzi. Spettacolo. Peccato che quando faccio le riprese così io non vedo niente. Devi togliere gli occhiali. Aspetta, sto facendo vedere il panorama. Guarda qua che panorama. C'è. No, si sta scaricando. Un panorama stupendo. Bacino, bacino. Presenti il tuo fidanzato così. Come fanno le altre. Dimmi quando sei via. Ci siamo. No, sei accesa. Si è accesa la luce, si era spenta, era molto romantico. No, non si preoccupa. Sinceramente per l'atmosfera io sono un'appassionata di zombie. Ho fatto ora qua c'è un attacco zombie che arriva. Certo. Stavo studiando il menu di Amaltea. che il ristorante che ci hanno consegnato i nostri amici. Ma guarda che blogger di tutto rispetto. Io sono un attore nato. Torni, no, grazie. Signora. Io bevo vino. Il canino! Cioè
il canino, c'è il canino. Un bacato. Oh, mi manca scimmietta mia. Mmm, yum. Come... Ci sono anche i fritti, vediamo. Grazie. Certo, così stanotte li me li sogno proprio. Questi non qua... male, pensavo che era più piena di salumi. Più avere. Pauroso. No. Comunque da buon vlogger, vlog ci vuole anche la... pure loser, come fanno i repenti? Sulla fronte è loser. No, altri lo fanno proprio così. Allora, da cattiva vlogger si dice così, sì. Mi sono dimenticata di filmare il secondo, però questo merita. Secondo me è molto buono. Secondo te? No, il secondo era il top. Però mi sono dimenticato. Vabbè. La carne con contorni erano spesiti. Sì. Ok. Io inizio. Facciamo l'assaggio, vai. Così lento questo assaggio. Slow motion. Ah, perfetto. Non c'è lo slow motion. Scemo. Un assaggio io, non assaggio nessuno. Squisito. Perfetto. Ora lo faccio io l'assaggio. Che cos'è la... Frutti di bosco. Il tema è frutti di bosco. Il tema. Qua c'è un po' di frutta mista sotto, nella stagione. No, è mela sotto. No. Cos'è? Ananas, melone bianco. Io ho beccato la mela. E c'è anche un pezzo di mela. Io ho beccato la mela, ora voglio l'ananas. Ok, tanto meno si vede. Si vede anche il canino, la canina. Ciao canina. Oh, malina, sembri un po' come lì. La fame ha paura. Facciamo vedere l'arco. Tesoro, descrivi dove siamo. Siamo ad Amantea, un agriturismo nel Cilento. C'è l'arco naturale, però non è quello di Bernardo di Nuro, è una sua copia, è uscita male, però... No, questo è un arco, è un portone antico. Questo è un passaggio tra il mondo di prima e il mondo di... Madonna mia, tesorino! Molto carino. Peccato i San Pietrini che io odio, schifo. Ok, ora risaliamo su. Andiamo in piazza, andiamo a Laurito. Sì, come... Allora, ho scritto così. Ciao Nello, sono Marco Esposito, oggi con la mia ragazza Elisa siamo venuti al Lido. Per domani sabato puoi prenotarci un ombrellone e due lettini vicino a Novaresi? Scusa per l'orario, aspettiamo entro domani una tua conferma. Buonanotte, metto? Sì. Ok. Così prenotiamo il lettino per domani. Il lettino per domani. Buonanotte. Buonanotte. È fatta anche questa. Ma che uomo da vlogger che mi sono scelta, va giù. È fatta anche questa. Ragazzi, ci vuole organizzazione. Io ti faccio aprire un canale, fratello. Organizzazione per le vacanze, perché le vacanze... Come diceva quella pubblicità, no Alpi Tour, ai. Che ti sei andata a sgamare? Parecchie persone che mi seguono, sì, hanno la mia età, avete la mia età, però alcune sono più piccole, non se le ricordano certe pubblicità. Era una pubblicità per far capire che se tu non prenoti bene il viaggio, non lo organizzi bene, rimani fregato. Sì, questo però tante persone... Ed è vero, cioè, è la mia esperienza. Ok, il vlog di questa giornata, prima giornata di vacanza, lo chiudiamo qua. Siamo sfiniti e morti di freddo. Sì, voglio farlo. Ecco, il buongiorno ve lo voglio dare così stamattina. Là sui monti con Annette. Buongiorno, dormiglione. Friends, how are you? Fine, thanks. Ah, oh, guarda che bella terrazza. Breakfast. Cioè, guardala qua, che carina.
La cosa più bella è di stare soli, perché io odio mangiare in compagnia. Chi è sociale del Kaiser? Come fai a stare con una sociologa? Sei una sociale del Kaiser. No, perché il momento del mangiare è sacro. Guarda che bei cornetini. Adesso ci si fa pure il cappuccino che abbiamo ordinato, i succhi di frutta. Devo cambiare la batteria mo che saliamo, che palla già si è scaricata. Adoro questi, guarda che carini. Mo lo apriamo, ce lo mangiamo. No, questi sono proprio monoporzione. C'ho la bollicina. Ah, pazziere. Mani credo. Ovviamente il cornetto l'ho nutellato, però non si apre più. C'è la prova del delitto. Lo vuoi... Cosa? Tagliare col coltello. No, è un delitto. Lo puoi ferire. È un delitto. Ferire a morte. Povero cornetto. Mi aspettavo. Domani devo scendere un poco prima. Alle 9. Mamma mia. Yeah. Ragazzi, ma in vacanza non si può alzare mai alle 9. Io mi sono svegliata anche alle 7. Popolo del web, riunitevi. No. Anche alle 7, fratello, mi sono alzata. Riunitevi e instagrammatevi. Secondo giorno, oggi è pomeriggio, visto che pochi frame fa avete visto la colazione. È il pomeriggio di sabato. Già abbiamo fatto il bagno, ora mi mostro. Eccomi, abbiamo fatto il bagno, un'acqua stupenda, peccato che la mia fotocamera non è, non la posso portare in acqua perché era uno spettacolo, sono arrivata alle boe, un mare, ragazzi, mi sentivo una sirenetta, bellissimo, parlo un po' basso perché sono le 4:30 del pomeriggio, c'è chi riposa in spiaggia, fra un poco pappo, ci sono fatto un panino stamattina, mi è venuta ora un pochino di fame, quindi fra un po' pappiamo. E poi relax, non so se riusciamo a fare un aperitivo oggi pomeriggio, ma vediamo, eventualmente mi prendo qua una birretta, vabbè, vi aggiorno. Comunque raga, facciamo di nuovo una panoramica perché qua è troppo bello. Eccolo. Il video? Assolutamente sì, sono in fase vlog. E non mi avvisi, devo essere sempre avvisato. Mamma, ma sei... Di ogni cosa. Sei proprio un animale da vlog tu. Saliamo al borgo medievale, XI secolo, San Severino di Centolo, ovvero siamo in pieno Cilento. E fra un po' vi mostreremo le meraviglie di questo borgo medievale. Saliamo. E di com'era all'inizio, almeno avremo un'immagine di com'era all'inizio. Meglio di Alberto Acqua. No, non ti tocca Alberto, non ti tocca, mi dispiace, non te lo permetto. È l'uomo della mia vita, lui. No, l'albergo è troppo bello. Noi pernottiamo qua stanotte. Questo è l'albergo migliore di... Sì, 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 guarda, c'è scritto pure sotto, vedi? Neanche io. Questa è la firma. Chissà che cosa hanno fatto, secondo me fecero qualcosa, ma non è possibile. Era sfortunato. Sì. Arrivo. La gola dove si passava con la macchina. Mi prendi la mano e il borgo. Sì, oh, veramente bello. E so...
Un gioiellino proprio, peccato che ha abbandonato se stesso. Secondo me negli anni ci hanno fatto qualcosa di carino, interessante. Ma ora proprio abbandonato a se stesso. Un peccato. Sì, sì. Oh, mi trovi P. Maggie su YouTube, così ti vedrai. P. Maggie 1984 su YouTube. Su YouTube. Lo carico la prossima settimana questo video. Canale social. Sì. Ancora sei giovane, dai, 1984. C'è tanta roba davanti. Buona scalata. Grazie. Devo preoccuparmi. Non lo so, grazie. Allora, ci siamo lasciati praticamente che ero sopra al oddio, al borgo medievale. Nulla, abbiamo appena finito di cenare, sono rientrata in camera. Non vi faccio vedere il caos alle mie spalle perché non è carino, perciò mi sto inquadrando allo specchio. Però volevo farvi vedere questo vestitino che mi ha regalato il mio nuovo fidanzato, il mio nuovo compagno, qualche settimana fa. È molto carino, è molto corto. Aspettate, non guardiamo il costumino, non so se si vede, molto corto, ma è tanto carino. C'ha queste maniche da principessa, adoro. Farò sicuramente un video outfit dopo, quando rientriamo. È anche abbastanza trasparente, sto notando in questo momento, si vede? Sì, vabbè, c'è il problema, è a posto. Nulla, ve lo volevo far vedere, maniche così, dirò, l'ho fatto vedere? Sì, molto bello. Comunque poi farò sicuramente un video outfit più tardi. Ora andiamo a prenderci qualcosa da bere, sempre con amici del mio nuovo compagno, del mio nuovo fidanzato, quindi di Marco. E ci prendiamo una cosa così rapida e veloce, indolore, e oggi abbiamo deciso di allungare di una notte questa vacanza e di ripartire lunedì mattina soltanto per evitare il traffico, quindi niente di particolare, ci tratteremo una notte in più e rientriamo lunedì a Salerno. Mi do una rinfrescata e finiamo la serata. Vi aspetto nel prossimo frame. Voglio fare anche la scritta, quindi. Siamo nel mio vlog. Ah, già siamo in video. Già siamo in videoconferenza. Fra poco mi devi dire buongiorno, lo sai? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sei in live? Scemo. C'è la bandiera pirata. Siamo in un posto molto alternativo. Yeah. Il Tonga Beach. Buongiorno. Mariani Camerota. Buongiorno, buongiorno, sono le 2, è domenica. Sì, infatti. È un buongiorno pomeriggio. Vabbè, un buongiorno per tutti i discotecari. È che non li siamo, capito quello è bello. Facciamo gli orari da discotecari. Però se fossi una discotecara,
Probabilmente a quest'ora ero ancora collassata. Tornare alle 5, alle 6, fine settimana. Ma infatti poi collassano sulla spiaggia. Perfetto. Cioè dormono tutti sulla spiaggia di discotecari. Non lo sono. Poi un vero bagno se lo fanno dopo le 4, dopo le 5 si riprendono. E iniziano a bere di nuovo. Ci piace, birra, ci piace. Birra e spritz. Però così stiamo dando un brutto esempio ai ragazzini. No, no ragazzi, non si fanno così le vacanze. No, guardate, no, questo, infatti, questo, questo. Ma io parlo prima di quando il mare, il mare, il mare, guardate il mare, il mare. Blu, tra poco mi ci vado a tuffare. Infatti io mi denudo. Non ti inquadro mentre fai queste cose. E non mi devi aiutare perché non riesco a denudarmi. Una giornata stupenda. Vero amore mio? Assolutamente. Wow. Sono stati due nipoti. Ci saresti venuto da buono. Sulla costa. Figherrimo. Tesoro. Gioia. Sono in vlog. Sono in tristezza. Perché questi sono gli ultimi momenti qua. Stamattina ci siamo svegliati. Rimarranno nelle nostre memorie, nelle nostre menti. Sei diventato. Subito ti sei trasformato in animale da vlog. Eccolo sì, qua il mio animale. Io ho un rapporto di pancia, sono spontaneo e vero. Beh, assolutamente, appena accendo la telecamera. Io so qual è la verità. Appena... La verità ha un sapore diverso, dei colori diversi. La verità è là fuori. Quindi è ho detto tutto. Ho detto niente. Siamo sulla spiaggia di Trip on the Beach, siamo tornati nel posto dove abbiamo iniziato. Della vacanza meravigliosa, bellissima, sono felicissimo, spensieratissimo. Il Cilento e Palinuro sono davvero dei posti. Un po' di spazio. Davvero dei posti che meritano. Soprattutto se ci vieni con gente. Specialmente se sei in compagnia di belle positive. Cioè Roger ci sono i nutrienti e i velenosi. Invece dobbiamo sempre invitare i nutrienti. I nutrienti ci faranno vivere le cose in modo diverso. Assolutamente. Io sto nutrendo il mio fiore. Non era un angelo una volta? Il mio angioletto. Bisogna nutrirlo l'angioletto. Sì, quando, se non muovi fama. Quando te lo compri, non è che puoi sfruttare di mantenerlo. Devi nutrire, ci metti il vermicello, quello va e se lo becca. Scusate questi discorsi macabri a ora di pranzo. Comunque stiamo pranzando qua, saranno quasi le 4. Abbiamo preso un'insalata caprese. No, fresella. Una fresella caprese e una col tonno. E la Coca-Cola con la cannuccia corta, corta come dicono in Toscana. Facciamo pubblicità alla Coca-Cola. Vai, vai perché già ti ha toccato. Non abbiamo preso una lira. No, nemmeno un euro. Stavo notando quegli scogli che affiorano. Lì. Non so se riesco a inquadrarli. Abbia fastidio. Ma non li avevo notati. Neanche io, ora ci ho fatto caso. Come se come lo cacco. Vabbè, un'ultima occhiata, poi eventualmente in viaggio. Ci vediamo in viaggio, ragazzi. Assolutamente sì. Sembra birra? La mia è birra. La mia pure. Se se est te. Che om. Oggi gli uomini fanno le donne e le donne fanno gli uomini. Meglio. Questa è la sociologia. Cin. Non riprendere la mia pancia. Scusa. Perché è finta. È finta. È montata sopra per fare di me un uomo medio. Non so se... Guardate che tramonto. Non so fino a che punto sono inquadrati. Forse. Vabbè, magari ci metti una foto. Una specie di silhouette per vedere che ci siamo. Salve mozzarelle.
Non voglio fare una battuta. Ah, bella Bressa. Perché le mozzarelle parlano. Le mozzarelle parlano sempre. Ah, non avevo la faccia che parla. Il bufala. La mucca. La bufala uno fa. Ma la mucca? Dobbiamo chiedere i bimbi. La bufala, la mucca con le corna. Va bene. Come ci siamo fermati, uno dei più noti caseifici per mangiare qualcosina prima di rientrare. Era un po' stanca. Era stanca la driver, la guidatrice. Praticamente non abbiamo mai fatto un piccolo pezzettino in macchina, ora col buio non si può fare. Però lo faremo prima o poi. Ah vabbè, sì. E nulla, noi ora mangiamo e io credo di chiudere qua questo vlog di questo weekend lungo, primo weekend. È appassionante. Abbiamo detto tutto. Grazie per averci fatto compagnia, vi invito ovviamente a mettere un pollice in su a questo video se vi è piaciuto e a iscrivervi al canale. Ciao! Saluta! Bye!